Allora ragazzi, bentornati, bentornati su Neo, no, no, New Retro, siamo su New Retro. Sente qualcosa? Sì, ok. No, questo qui è The Eternal Castle, un gioco molto particolare ragazzi, perché come vedete è un gioco che si ispira all'estetica dei vecchi giochi per PC, quelli in CGA, EGA, CGA, eccetera, eccetera, prima della VGA, insomma, prima dei 256 colori. Non so ragazzi, vedete la grafica è volutamente brutta, volutamente tra virgolette brutta semplice, perché va a ricalcare l'estetica di quei giochi antichi degli anni 80 per il DOS, che il DOS sappiamo che i PC non erano macchine fatte per far andare i giochi, ma più che altro per lavorare. Infatti c'era mio padre all'ufficio, c'aveva solo un computer così DOS. Andiamo a entrare. Anno 2000, prima della caduta della Cybernet Society, una extraterrestre colonizzazione, sono stati in grado di costruire delle. No, avanti. Non ce lo leggiamo tutto, leggete voi. Oh, però è difficile leggerli perché i pixel sono tutti sminchiati, ragazzi. È un casino. Non importa cosa accadrà, la devo salvare. Come la devi salvare qui? Adamo o Eva? Che dobbiamo cercare? Guardate che roba! Guardate che animazioni fluidissime! Che cosa strana sta facendo. Allora, qui siamo su un'astronave che sta entrando nell'atmosfera di un pianeta, a quanto pare. Guardate che roba, l'animazione! Allora, The Eternal Castle parte da un. Siamo stati intercettati da un missile, colpiti da un missile. Adesso la nostra strada si schianta. Guarda che roba. Allora, questo gioco è tipo Another World, a quanto ho capito. Tipo Another World sarebbe bidimensionale, si vede lato, tipo platform con gli enigmi. Ecco, siamo su un. Questo ricorda Another World, il secondo lì, il secondo livello, no? Dove stavamo nella gabbia. Qua invece siamo appesi a un paracadute e dobbiamo liberarci. Vediamo un po' se riusciamo a liberarci questo paracadute. In pratica, ecco, mi sono liberato. Che botta, ammazza. Dicevo, insomma, The Eternal Castle in realtà parte da un concetto molto particolare e molto originale. Che in pratica si tratta della versione, a quanto dicono loro, rimasterizzata, remastered. Infatti si chiama The Eternal Castle Remastered. La versione rimasterizzata di un gioco del 1987. Che però in realtà non è mai esistito, perché questo gioco non è mai esistito nell'87, anche perché, come vediamo, tecnicamente, se fosse vero, andrebbe a, come si dice, ad anticipare quella che è, le meccaniche di, non solo di Flashback e Another World, ma anche di Prince of Persia. Cosa che è impossibile. Allora, vediamo un po', possiamo. Ma c'è il tasto per abbassarsi addirittura. C'è uno per difendersi come in Karateka, è proprio un omaggio a Jordan Mechner questo, eh? Ci si può parare, si può sondare i pugni, si può saltare. Allora, corri, più A, salto lungo, questo è il salto, quindi faccio salto lungo, e non mi è riuscito, sono fatto il botto. Però esteticamente sembra proprio un gioco DOS, eh? Sembra un gioco proprio CGA, perché la palette è proprio quella, ricordate col bianco, l'azzurrino, il ciano sarebbe, e il viola e il nero ovviamente, questi quattro colori c'aveva CGA. Vai su 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 su, perché non si arrampica? Arrampicati, disgraziato. X o RT action, in questo caso l'action è il pugno. Oh, gli effetti sonori sono belli potenti però. Come vedete sul fondale si vede una specie di montagna con delle nuvole e sembra tipo un sole, ma non si capisce bene. Che ricorda un po' il fondale di Karateka, no? Questo è un gioco fatto da uno che veramente c'è una grande cultura videoludica perché conosce i suoi polli. Allora, qui c'è una specie di entrata, ma non ci posso entrare. Devo raccogliere un qualcosa. Ah, questa è un'arma? No? Cos'è? Sì, un'arma come quella di Another World, vediamo un po'. In pratica questo qui, in questo gioco qui, allora, con la sinistra punto e con la destra sparo. Che figata, ragazzi. A parte il fumo, ho proprio il feeling di sparare così. È una gran figata. Oh, c'è pochi proiettili contati, è meglio che mi risparmio.
musica anche, la parte sonora è bella sicuramente. Guardate che bello, sembra proprio che ci sia un'illuminazione, eh? Tipo Alien qua, guardate, si vede tipo del sangue. Sono quelli cadaveri, non si capisce perché la risoluzione è talmente bassa che non si capisce. Comunque dicevo, è un gioco veramente affascinante questo, eh? Cos'è sta roba? C'è un punto interrogativo. Feels like a dream, sembra un sogno, dice. Era un messaggio around the screen. C'è un messaggio molto lungo scritto sullo schermo. È quello che abbiamo visto prima, forse, quello che diceva la storia dell'umanità, no? Andremo all'esterno, qua sembra proprio Another World, guardate, il fondale è uguale a quello di Another World. Allora, siete vicino al simbolo per meditare. Qui abbiamo meditato e sicuramente ci siamo, abbiamo salvato la posizione. Vorrei sperare almeno. Allora, ci sono due barre, la barra blu, come vedete, quando io colpisco diminuisce, quindi vuol dire che la barra della fatica. C'è un cane. Ho ammazzato il cane. Ah, perché la palude è tossica qui, quindi quando l'acqua tossica è data sul cane l'ha squagliato praticamente, è acido. Allora, come vedete, insomma, questo gioco cerca di fare un po' di revisionismo storico. Guardate, lì c'è una Don't Buggy, quella di Bud Spencer, che la conosciamo bene, visto che in passato abbiamo finito Bud Spencer e Slap and Beans. Sul fondale vediamo dei palazzi. Non starei troppo là sotto, eh. Comunque questo gioco fa revisionismo storico e crede di, come si dice, di illuderci, crede di fregarci, facendoci credere che in pratica questo sia un gioco prima di Prince of Persia, uscito 2 anni prima di Prince of Persia, ma più evoluto di Prince of Persia, insomma, cerca di ingannarci. Qua abbiamo salvato, penso. Ma questo gioco è veramente affascinante, secondo me, ragazzi, veramente. Poi io non lo so perché, ragazzi, va fluidissimo il gioco, però in registrazione a volte mi capita con questo programma di registrazione per registrare giochi nuovi, tra virgolette, che si perde. Ecco, lo sapevo che moriva, ero sicuro. Si perde i fotogrammi per strada. Allora, cominciamo al checkpoint. Allora, questo gioco qui, se lo comprate su Steam, io l'ho preso in offerta quando ho registrato questa puntata, diverso tempo fa rispetto a quando la vedete voi. L'ho preso in offerta e l'ho pagato poco. Ma adesso non lo so quanto costa, immagino che costi intorno ai 10 euro adesso. Secondo me è un bel gioco che merita. Ok, sono riuscito a saltarla. Oh oh, mo. No, non sbra. Ah, mo li devo far cadere sotto l'astronave. E uno, e due l'ho seccati. Oh, questo ricorda moltissimo la scena di Another World, dove bisogna sfuggire dalla bestia. Ricordate che bisogna andare avanti e indietro e saltare il crepaccio per sfuggire dalla bestia. E questa è una cosa simile, però qua ci sono i cani e c'è sta storia degli UFO. Oh, me devo far acchiappare questo, ecco qua. Pronto? E non mi segue quell'altro, però? No? Oh! Basati! Dice, vattene a fanculo fuori da qui, me l'ha detto in lingua aliena. Sparerò. Oh! Attenzione, ci sono degli altri. Ho preso l'altra pistola, la pistola sua che è più carica, c'è molti proiettili. Ma qua sto all'interno di un'astronave? Cos'è questo? Ho premuto la luce? Ho acceso la luce? Non posso tornare indietro, allora vedete com'è questo gioco, a differenza di Another World, dove quasi sempre si poteva tornare indietro, qua invece ci sono dei punti dove non ti è consentito tornare indietro. Quindi questo è ancora più story driven di Another World, praticamente.
qui c'è un computerino più uno cosa? Proiettile, mi ha dato un proiettile in più? Ok. Questo cos'è? Un'altra pozione. Oh! Che è un boss questo? Che cazzo è? Che cazzo è un mutante? No, 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 no! Mutante con occhio solo! No, guardate che rap! Guarda che animazione incredibile che c'è sta cosa! È proprio arte sto gioco, è proprio artistico al massimo. Vediamo un po' se gli riesco a sparare sto stronzo. Ah, gli devo sparare alla schiena quando c'è quel coso. Non mi gonfiare! Io devo sparare sicuramente alla schiena. Salta, 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 salta! No, ma mi acchiappa pure qua! Sentite la musica come opprimente, come fa tanto bene. Mi devo sparare adesso? Ah, dovevo stare sullo scalino e sparare quando lui si abbassa. No, ma perché non mi ha saltato? No, oh, sono quasi morto, c'è proprio una cacca di energia, ragazzi, sono proprio rovinato. Devo sparare adesso, vai. No, 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 no. No, non mi dico che mi ha saltato. Si è squagliato! No, ma che roba, ragazzi. E io ho preso questa specie di nucleo di energia che c'aveva dentro. No, ragazzi, è spettacolare questo gioco. Questo gioco è una cosa stupenda, ragazzi. Lo dovete... Se vi piacciono i giochi belli, lo dovete comprare. Questa è una specie di ologramma? Mi mostra una specie di ragazza imprigionata. Non capisco! Cos'è sta roba? Scusa, è un palazzo? Non riesco a capire. Tipo un palazzo? Sta ragazza imprigionata dentro una torre? Quindi un po' la rilettura della storia dell'eroe che deve salvare la principessa, più o meno. Questa qui non era l'astronomia caduta? Ma io c'ho il nucleo di energia per poter riparare l'astronave e andarmene via probabilmente, no? Sentite che musica. Oh, bellissimo questo gioco adesso. Io sono colpito da questo gioco, veramente ragazzi, se teletrasporto? Se vi piacciono i giochi belli, sto gioco lo dovete comprare. Non vi comprate le stronzate che escono oggi, compratevi questo. Che questo qui è un gioco serio. Allora, dove devo andare? Alla torre. Devo andare a questa benedetta torre. Ah, mi posso teletrasportare in vari punti? Allora, la ragazza è prigioniera lì al centro, ma non ci posso andare ancora. Posso scegliere tre livelli. Scegliamo il livello della piramide, vediamo com'è fatto. Devo entrare in questa piramide? Perché scatta così? Mo si mette a scattare, guarda. No, mo è il programma di cattura video che comincia a rompere le scatole e fa scattare. Comunque, ragazzi, questo gioco compratelo perché è bellissimo. Io veramente sto rimanendo colpito da quanto può essere bello sto gioco. Sono rimasto colpito e affascinato da quanto è bello sto gioco. Io vi suggerisco di comprarlo su Steam. È veramente una roba fantastica, ragazzi. Comunque, gioco molto bello, molto figo, io ve lo consiglio. Questo gioco qui, veramente, sentite che musica, sentite che bella. Allora, questo qui è un gioco italiano, programmato da un italiano. Secondo me questo gioco lo dovete comprare non tanto perché è un gioco italiano, ma perché è un gioco innovativo, originale, artisticamente notevole, con un concept dietro particolare. Ed è un gioco molto affascinante. Voi direte, sì, la grafica è blocchettosa. Sì, ma è fatta apposta perché richiama i giochi DOS degli anni 80, della metà degli anni 80. Ok, ragazzi, questo era... E noi ci vediamo al prossimo episodio di New Retro. Questo era The Eternal Castle. Ciao ragazzi, alla prossima!